Ciao ragazzi, qui Marchettino. E beh, oggi speriamo di non diventare sordi perché starò dietro la mia M3. E questo è più o meno il casino che fa da dietro. Allora, oggi come potete vedere siamo in buona compagnia, la mia M3, l'RS5 del mio amico Toma, vuoi supercar? Ciao a tutti. Oh, your Italian is pretty good. Sì. Parlerò un attimo in inglese. Toma is gonna... Yeah, English. Toma is about to drive my M3, is gonna make a video review available on his YouTube channel. You find the link in the video description below. Or if you're not too lazy, up. Okay, the video. Up. And while he's driving my M3, I'm about to drive his RS5. Which is going to be pretty interesting to see how that car goes and mostly how does my car sounds like from behind. Allora, sarà la mia prima esperienza con la nuova RS5. Come sapete la mia M3 ha un favoloso vuoto aspirato. Questa un V6 biturbo. Vediamo come suona. Nella versione elettrica. A bit quieter than yours. Just a little bit. Okay, let's go. Okay. E adesso andiamo. Ho l'M3 da quasi un anno e devo dire, questa è la prima volta che faccio guidare la mia macchina a qualcuno senza essere in macchina. Quindi questa oggi è una buona occasione per filmare la mia reazione sentendo gli Armitrix da dietro, perché sì, quando ho montato gli Armitrix e sentito il suono della macchina per la prima volta penso di essermi reso conto di aver forse esagerato, ma giusto un pochino. È una buona cosa comunque che con lo scarico ho le valvole, quindi a valvole chiuse è una macchina molto tranquilla, come un M3 di serie, mentre con le valvole aperte lo sapete. Ho fatto anche il test con un fonometro professionale, se video non avete visto cliccate qui sopra, e ho scoperto che la mia M3 a valvole aperte fa più di 130-140 decibel. In confronto il V6 di quest'Audi sembra veramente elettrico. Sembra come di avere l'orecchio a un centimetro dagli scarichi. Fa paura. Ma prova a dire al finestrino giù. Il motore di questa, il che significa che se tengo la cambiata manuale praticamente arrivo al limitatore in tutte le marce, perché non mi rendo conto mi rendo conto quando non ho più giri di scuola. Apprezzo molto da parte di Tomà che fa il punta-attacco in scalata. Una cosa che adoro fare anch'io è sentire quel sound dando quel colpetto di gas in scalata e fa...
adesso mi rendo conto del perché ogni volta che faccio un giro in compagnia con amici, scanniamo le macchine, nessuno vuole stare dietro di me. E anzi, a fine giro, quelli che sono stati dietro di me vengono da me dicendo: Marco, io dietro di te non ci sto più, fai troppo casino. Comunque, ragazzi, io ve lo assicuro, il mio scarico Arbitrix è legale, è omologato. Beh, io credo che da qualche parte del mondo è legale. Oh, vi giuro, sto godendo a sentire la mia M3 cantare così e vederla da dietro. Oh. Credo di capire adesso perché quando trovo i posti di blocco e i poliziotti sono già pronti in mezzo alla strada a fermarmi. Se mi sento da un pochino lontano arrivare. Abbastanza isolato, altrimenti non ci vuole molto prima che qualcuno del posto chiami rinforzi. Comunque, da possessore di M3 devo dirlo, passare dal guidare un M3 a un RS5 è un po' come dal passare il proprio tempo con una supermodella al passare il proprio tempo a guardare la vernice fresca che si asciuga. Rende l'idea? Tomati, prego, finisci la tua recensione dalla mia macchina più presto perché voglio tornare a guidare le mie. Ragazzi, che dire, sono diventato un po' sordo oggi, però l'Audi RS5 è veramente veloce. Questo qui che ho provato, bellissima la configurazione, questo grigio è veramente favoloso. Però c'è da dire che questo motore V6 decisamente non è coinvolgente e emozionante quanto il V8 aspirato dell'M3 E92. Do you know you made me deaf today? And technically it's my fault. Yeah, blame yourself. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al mio canale e anche a quello di Tommaso se non l'avete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!